Ragazzi, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Red Dead Redemption 2. Qui comincia a fare caldo, quindi ho dovuto cambiare le cuffie. Ne ho messo gli auricolari perché le cuffie davano troppo. Sono caldissimo. Allora, ragazzi, se facciamo un breve riassunto della puntata precedente, che abbiamo fatto solamente missioni secondarie qui a Saint-Denis. E tra le altre cose che abbiamo fatto. Ah, non ci sta più. Forse solamente quando qui sopra, se ricordate la volta scorsa, ci sta quello lì che ha inventato il telecomando, che ha detto vienimi a trovare. Solo che sta qua sopra, quindi per adesso non ci andiamo. Oggi io direi di andare. Oggi continuiamo la storia principale. Però per adesso andiamo a discutere i debiti di Strauss. Anzi, no, andiamo da Oseo, eh? Accampamento Shadi Bell. Ho sbagliato a schiacciare. Non capisco perché. La gabbia è dorata. Facciamo questo. Cioè, questa è di Oseo e questo di Mary Beth. Come Mary Beth? No, no, ancora no. Facciamo questo di Osè, va. Poi se vi ricordate, la ragazza di quest'altro. Vai, Artus, riprenditi. Ha avuto problemi col padre, l'abbiamo aiutata. E poi ci siamo lasciati bene, diciamo. Quindi vediamo che succede. Vai. Questa. Anzi, comunque questo cavallo va benissimo. C'è un solo piccolo problema qua. Dobbiamo. Questa cosa qui con l'altro cavallo non penso sarei riuscito a farla. Dobbiamo fare un esperimento scientifico che finora ancora non sappiamo se quando ci leghiamo, se andiamo al campo, leghiamo il cavallo al palo e ci mettiamo a dormire, non sappiamo se i nuclei sia. Ciao Anna! Se i nuclei del cavallo, che i nostri nuclei si vanno al massimo, i nostri vanno quasi sicuramente al massimo. Sono assolutamente convinto. Quelli del cavallo invece non lo so. Oh, aspettate, fermi. Ragazzi, qua c'è un sacco di gente. Questo già lo vedo. Questo qua si vuole rubare il cavallo. They got my wife, please, mister. I gotta do something. Ah, no. All right, where is she? She's sacked out in the swamp by the water. Questi si sono presi la moglie. Ma boh, andiamo, si avvicina al campo, dai. Okay. Go on, see if you can find the law. I'll do what I can. Si può aiutare questo qua, perché tanto è per la strada. L'unica cosa delle. Ah no, ti dà uno, qualche cosa ti dà, dai. Allora, col dead eye come siamo messi? Ok, ce l'abbiamo. Qua dobbiamo stare attenti ai crocs. Cavallo è un poco nervoso, diamoci una pacca sulla spalla. Ci sono due persone là dentro, ragazzi.
Quindi dicevamo. Oh, please, please, please untie me now. Sorry I weren't here sooner. Ragazzi, che uccisione da professionista. Ma si lamenta. Dobbiamo pure portare fuori i cadaveri. Mettiamoli qua che magari passa un Crocs. Giorgia, stai calma. Ah, allora dobbiamo. Dopo cerchiamo pure se per caso tiene un'armonica, uno specchietto. O il... questo lo mettiamo da quest'altra parte. Se i Crocs magari ci hanno paura di venire. Siamo un poco più lontano. I cadaveri galleggiano. A posto? There's some money I put away in the sack there. It ain't enough, but please take it. You're all right now, ma'am. It's over. Ci sono. My horror found another guardian angel like you. Dei soldi in quel cassetto. Vediamo un attimo se questi stanno inguaiati. Prendiamo l'esca per predatori. No. Dove ci stanno i soldi nel sacchetto? Ragazzi, serve. Quando parla questo. Ma $50 dai. Prendiamo le gallette, che le gallette siamo sempre inguaiati. Vediamo se per caso c'ha. Ok, ce ne dobbiamo andare, ha detto. Allora, e abbiamo fatto anche la nostra buona azione quotidiana. Ok, girl. Cavallo, sei pronto? Per altre nuove strabilianti avventure. Che è quello? Oh, ragazzi, un serpente. Quello è un mini croc. Guardate, guardate, guardate. Un croccodillo mini. Aspettate, fermi, fermi, fermi. Mettiamo il dead eye così non ci scappa. Vai. Oh, non vuole morire. Aspettate un attimo, fermo. Guarda dove vai, dai. Avete visto quel serpente? Si è scavato il buco per terra. Ah, se ne vuole scappare il cavallo. Aspetta, aspetta, speriamo pure il serpente. È morto il serpente. Proviamo pure il serpente. Se n'è scappato proprio. Ma dai, che è questo? Testa di rame. Ma no, il serpente non serve a niente. Il croc sicuramente serve. Proviamo pure il croc. Questo è un mini croc. Bisogna stare attenti se viene per caso il padre e la mamma. E le dall'igato. E questo buco che ci sta? Tana di gamberi. Perché non ci può fare ispezione? No, 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 no. La pelle no. Questo non ci può fare ispezione perché teniamo la pelle. Lasciamo un attimo la pelle qua. E ispezioniamo. Ui, la tana di gamberi. Che schifus. Abbiamo trovato un gambero d'acqua dolce. Dopo ce li cuciniamo. A posto. Prendiamo.
che la portiamo da Pearson, anche se mi sa che quello voleva solo le pelli eccellenti, quell'altro. Vabbè. Carichiamo sul cavallo. Strilliamo il cavallo. Cavallo, tutto a posto? Il mio nuovo cavallo bianco. Oh, guarda, guarda, questa invece è la tartaruga. Ma va veloce la tartaruga, eh? Ci sta anche il treno da qualche parte. Qua lo riusciamo a attraversare il fiume. Proviamo ad attraversare. Speriamo che non arrivano Crocs. Ok. Così evitiamo di andare a fare il giro. Naturalmente, per quelli che non ci hanno seguito, siamo spostati all'inizio del capitolo 4. No, non andare da Meribeth, sennò quello fa partire la quest. Bravo cavallo. Dove si parcheggiano qua i cavalli? Ho comprato pure il coso per mettere i cavalli, più cavalli. Così i cavalli sono, stanno. Leghiamo il cavallo. Ho detto. Leghiamo il cavallo. Ah, la pelle, ragazzi, le pelli non si devono portare, quando basta che si vada da Pearson e quelli là, e Pearson automaticamente si prende la pelle. Allora, facciamo creazione miglioramenti. No, dobbiamo fare dona. Perché qua per fare, guarda qua. Ci vuole tutte le pelli perfette, no, io non le prendo mai perfette. Dobbiamo trovare 5 carcasse. Allora, quindi le dobbiamo portare le carcasse, ragazzi. Ah, boh, doniamo. Allora, questo. Pelle di topo muschiato perfetta. Lo so. Questa è la pelle di serpente, altra pelle. Questo che roba è? Scappare viveri. No, questo no, questa è roba nostra. Cuore di lupo. A posto. Tu sei a posto, dottore. Scusa, perché qua invece ci sta. Andiamo nella nostra stanza e poi prendiamo una quest. Allora, volete la quest di Meribeth o la quest di Osea? Quale vogliamo fare prima? Che Hey Arthur. dice Lenny? Ah, salta una diligenza. No, la diligenza non la saltiamo per adesso. Quindi fra Meribeth o Osea? Tra l'altro la quest di Meribeth. No, non è questa, la stanza nostra ci hanno messo da quell'altra parte. Nessun viaggio rapido, mettiamoci a dormire. Perché non ci fa dormire? Questo pure l'altra volta ha fatto così. Non ho capito dove mi devo mettere per dormire. Prima è uscito per un attimo. Aspetta, forse se guardiamo il letto.
Dai ragazzi, ma non è possibile che... è impossibile dormire però. Non voglio fare il viaggiabile, voglio dormire perché devo... Aspetta. Coltello d'arancio, cartuccia di carta normale. Servono le cartucce del revolver, ragazzi. Viaggio. Cambiamo i vestiti. Dormi. Dormi fino al mattino per 14 ore. Così sicuramente tutti i nuclei sono rifatti. Perfetto, ragazzi. Andiamo, Arthur. Allora, io direi di iniziare con la quest di Osea. E quella di Mary Beth, l'ultima ce l'abbiamo fatta. Buongiorno a tutti. Teddy, tutto a posto? Pearson ancora da fastidio? Osea. Osea? Hey, Arthur. Avrebbe Come durato. on. If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh, yeah. Old friend Dutch van der Linde is finally showing his true colors. Social climbing. Old Signor Bronte, that horrendous Allora, snake, has invited us to the qua ball. c'è Angelo Bronte, che è uno italiano, che ci ha invitato a una festa. I ain't never been to a ball in my life. Guardala come si sono vestiti. I used to quite often. There can be fine pickings. No, 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 no pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the Era alla worst casa cook del in signore. town. I am sure that we will find something. Okay. Gentlemen, Luca, I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Non ci possiamo portare le pistole, tutti con le pistole, naturalmente. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. This way, please, gentlemen. Signor Bronte will be so pleased that you made it. We are honored to be here. That's wonderful, wonderful. Come, come, this way. What a beautiful evening. Questo Luca pure italiano. Mr. Bronte is a very good friends with the mayor. Good evening, Pierre. Signor Napoli. As long as the mayor behaves himself, you know. Non ha Mr. detto che Bronte, posto. He has a thing, you know. Respect. Jose, Bill, you join the party. We'll meet you out back after we pay our respects to Signor Bronte. Come, come. Seguiamo l'accompagnatore e andiamo a porgere i nostri rispetti al signor Bronte. Arthur, però sti capelli li dovremmo quasi tagliare, pure la barba. La barba non l'abbiamo tagliata l'altra volta, è già cresciuto così tanto. E questo è Angelo Bronte. So, this is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. Ah, questo è il giardino dove abbiamo fatto anche il thumbnail. No, 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 not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one.
See, that wretch is the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for a dollar, and I mean anything. Politics is a foul business. Yes. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that is Hobart Crawley. Confederate Major. Questi li dobbiamo uccidere tutti quanti, secondo me. Hero, they say, but that is his. Qualche cosa ci dobbiamo fare. I mean, a young mistress, that's the natural order of things. Yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them. Because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, hand a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. And that is Hector Fellows. Mm. This self-righteous newspaper man. Maybe you will kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such. Not in cold blood, anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. None taken. None taken! All these vulgar people. They hate me. Non vedo l'ora. Ciao, difensore Junior. Parla italiano perché lui è italiano e gli altri non lo capiscono. Busy and I won't waste any more of your time. Yes. Go, enjoy yourselves and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? Well, we've not made any. Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. Well, there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you. As a guest, yes. As my guest, bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Okay, ragazzi. Guarda quanto è bello. Il vino buono. Sì. Parto di questo vestito. I'll show you to the party, gentlemen, if you'll kindly follow me. No, queste sono le scale. E che dobbiamo fare al party? Dutch. Non ci vuoi parlare con Dutch, forse perché. Gentlemen, enjoy your evening and welcome once again to Saint Denis. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao. Luca Napoli si chiama questo qua. Ragazzi, da qui purtroppo ho dovuto riagganciare perché il gioco ha cominciato a laggare come se non ci fosse un domani. E quindi sicuramente avete avuto un'interruzione anche voi. Allora, eravamo andati da questa parte. Mamma che casino. E quello là al tavolo a sinistra si affogava prima. Vediamo se adesso si affoga lo stesso. Ok, è scriptato. Soccorriamolo. You okay? My lord. The pesky nut. What a way to go, eh? La nocciolina. Thank you, sir. Prego, prego. Thank you. Non ci ho aumentato nemmeno l'orrore, ma qua nessuno c'è il cappello. Ci spostiamo? Allora, quelli tenevano tutti quanti il cappello, quelli là importanti. Questi non sono. Questo è il sindaco. Vedi, c'è scritto anche. Ferdinando.
was just insulting me regarding the Redskin. I did no such thing. But, Mr. Lemieux, I suggested that all of us as Americans had a duty to take care of people living in this land. And that extends to Saint-Denis. It ain't complex, Lemieux. And only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy! You are drunk, Ferdinand. I'm not drunk, you fool. Lo prendono tutti in giro. Sto sindaco sarà un manichino, un burattino. Hey, you are pretty drunk. What say you and me cool off? Lo calmiamo. Get your hands off me. Ferdinando, mi raccomando. Come on, sleep it off. E non dare fastidio. Sit down and calm down. Count to a thousand. We need to rejoin the party. Caro sindaco, stavamo dicendo. My pleasure. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. There's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord, the writer? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? Non lo conoscevamo. Anche i fuochi di artifici, dai. Was quite insistent, I'm afraid. Oh, Mr. Cornwall. Shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come in and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Let me say something about Cornwall. Yes. Damn. Find out what. Non riusciamo nemmeno. Allora, segui il domestico senza farti vedere. Vabbè, no, senza dare nell'occhio, forse. No, vuole proprio senza farti vedere. Perché vedete, il domestico c'ha la luce davanti a lui. Quindi non dobbiamo entrare nel suo campo visivo. Origlia. No problems? Everything's fine. We have the place well secured. Good. Mr. Bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes. We're watching him and his men like hawks. Thank you, Mr. Turner. Yeah. Luca. Is everything taken care of? The telephone, it keeps ringing. The mayor said he will sign later. Marie! Marie! Diciamo che dobbiamo andare. Not a standard slip in this house. You lost your mind. I said, have you lost your mind? Come here. Come here. Look at me. Look at me. Questo piede deve essere. This area is not meant for the likes of you. You know this. Standards in this house are slipping. This is a final warning to you, miss. A final warning. Spariamo. Ah, non ci abbiamo le pistole perché se ne sono prese. Continuiamo a seguire a quello. Ma sopra le scale sicuramente ci sgamma. Ci aspetta.
C'è la roba dentro la scrivania. Pure si torna qua però. Cerca il registro nella scrivania. Che significa muovimi intorno? Ma che lo posso cercare adesso, quello sta. Ah, è andato da qualche altra parte. Le chiavi, le chiavi. Mr. Leviticus Cornwall. Ah, è uno dei nemici della nostra banda. Extremely confidential. Very interesting. E che c'è scritto, Arthur? Perché non ci fanno vedere tutto dentro questo gioco? Una daraccia. Ah, dicevi me. Aspetta, no, ispeziona la lettera. Leggi. Lettera del sindaco per Angelo Bronde. Ancora una volta, cittadini di Binoclei, siamo mai stati per la generosità. Pietra angolare, finendo ci ha dato i soldi. In futuro. Ah, per una scuola, penso. Ok, andiamo. Andiamo da Dutch, prima che ci sgamano. Dutch. Abbiamo scoperto tutto, però da Arthur non ci ho fatto leggere niente. This town is a waste of time. Maybe not. Arthur? Gentlemen, I think we're done here. What did you find out? Hello. There's plenty of money moves through here, of course, and I think I found out how we can grab some of it. A big bank. Real one, I mean. But not yet. A city bank? Maybe. And a stuffed one. Una rapina alla banca. That could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about, and I heard about a high-stakes poker game. Come on. Ma chissà se andiamo, per esempio, se andiamo a giocare a poker. Le armi. All right. Let's get in. Go home. I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk are so pleased with themselves. Perdiamo tutti e poi uccidiamo gli altri e ci prendiamo tutti i soldi che stanno sul tavolo, se funziona. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think on it. Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law reacts. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint-Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. He's investigating for us. He says to meet him at the tailor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know. Exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. La gabbia dorata è fatta. Allora ragazzi, possiamo andare da Mary. Poi ci sono almeno tre cose da fare. Cioè questa qui di Mary. Poi ci sta Trelaway, che dice il fatto del battello fluviale dove fare la rapina. Questo qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Questa è una di
Il professore, guardate ragazzi, dove ci siamo fermati ieri, che non lo trovavamo più, che deve provare la sedia elettrica. Qua è l'artista che ci ha dato quel disegno strano. E questo qui è un punto. Padri americani. Ah, Evelyn Miller, quello lì che abbiamo incontrato, che Arthur ha detto che era uno scrittore, e invece non era così. Andiamo. Quale vogliamo fare? Direi, visto che siamo qua, facciamo questa qua di Mary Beth. Facciamo questa qua di Mary Beth. Vediamo che dice. Ma riesce a scendere? No. Cane che è? Chi è quello? Guarda Dutch. No, ma questa non è Mary Beth, Mary, la ragazza di cose. Hello, Mary Beth. Oh, how are you, Arthur? How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. E poi non abbiamo ancora capito quella ragazza che abbiamo I heard incontrato you ran in into that città, che Mary poi girl. ci ha scatenato la polizia Yep. addosso. And? Chi era? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. Che è A real stato? problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. Andiamo, ragazzi. Head for Rhodes. And quick. Come a Rhodes? No. She's at a place called Bradley's house, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. No. She spoke to me in confidence. Hai sbagliato. Ciò lo devi dire a Dutch. Now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremen's hassling her in Valentine. Yes. They probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after her. I just hope we can get to her in time. Però il carro con control, quello là non fa niente. Quando va veloce il gioco si vede un poco male, però basta che non lagga. Se diventiamo partner di Twitch si dovrebbe vedere un po' meglio, perché ci fanno aumentare il bitrate. Ok. Kind sir, we're lost and in need of some help. Get out of here. Oh. Why, sir,
see that kindly face of yours, and I know that for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Now get out of here. Oh, now you keep saying that. You don't mean nothing by I it. I said. You said. Ho cortellato. Get in there and find our girl. I'll take that. Ah, pure frugato lei. Sfonda. Dicevi? Ma perché non è posa l'arma questo? Mi posso sempre così. Ci sono ancora un'altra stanza però. Don't matter what you thought, it's okay. Alright, let's go. Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that bastard. The one in front of the ball. Bring him back. Appaloosa. All right. Get after them. Ma noi non possiamo sparare. Guardate quello, è rimasto attaccato al cavallo. Ma dai. Allora dobbiamo prendere al lazzo. Certo. Make these nice and tight. All right. You bring that bastard back to Tilly so we can all have a nice little chat. Ora là, quello si è preso pure il cavallo già. With pleasure. Carica. Comfortable enough for you? Do you have the first idea what you're getting into? Andiamo cavallo. Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the undertaker to spell it right. Funny bastard. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. Allora, vediamo di non far scabezzare il cavallo. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Ha ucciso il cugino. Vabbè ragazzi. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. And that's what I'm saying. She's a liar. She'll screw you over like cavallo. I should have shot the bitch yesterday like I said I would. You just shut your mouth now, Anthony. I've heard enough. Son of a bitch. Ricarichiamo. Oh, mi dire che questa è la piantagione dei Grey. Comunque,
Penso che questo cavallo dopo lo posiamo. Diamoci una pacca. No, i cavalli saltano, i cavalli saltano. Eccole là. Here's your man. Bring him here. Dump him on the ground here. I want to get a good look at this monster. Allora, solleviamo a questo. Alright, let's go. E lasciamolo qua. So he's still alive then? Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Lo uccidiamo. Finish the bastard off. Lo uccidiamo. Sadly, I agree with you. Sorry, partner. We can't take no chances with the likes of you. Yeah. Ragazzi, è stata la cosa. Oh, ciao, grazie, Redel. Ma figurati. Com'è The Last of Us 2? Black Sister is still for do. Allora, vediamo un attimo se per caso. Fughiamo nel cassetto. Ragazzi, dobbiamo ancora cercare. Ho visto, l'ho seguito un poco. Sembra molto 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 bello. Però mi posso comprare PlayStation 4 solamente per un gioco. Mannaggia la miseria. Salmone in scatola. Anche perché sigarette no. Serve un'armonica e uno specchietto. Qua non c'è niente. Attenzione, che ci sta questo piccolo mazzo di banconote. Pure i gioielli. Portamonete. Questi sono gli spicci tipicamente. Vediamo se per caso ci sta. Non ci sta il libro che cercavo il giocare il mobile. Talismano di corno di bisonte. Ah, e questo lo dobbiamo fare. Per fare il talismano bisogna andare dal ricettatore. No wife, that lady kill cousin him and he want to steal her because she do not good. Questo è il letto, lo specchietto, che ci sta qua? Tonico miracolo, non c'è niente. Ragazzi, qua non c'è niente. Vediamo qua dentro se troviamo qualche cosa. Questa è povera gente qua, pure nell'armadietto. Caffè.
Niente armonica, niente specchietto, niente. Allora, aspetta, nel pozzo che dice? Niente, manco nel pozzo. E questo cavallo? Studiamolo. È un cavallo standard. Vabbè. Però lo possiamo utilizzare. Ah, ma qua siamo a Rhodes. Aspetta un attimo. Noi prima il campo dove... Ecco qua, ragazzi. Noi prima il campo ce l'avevamo più o meno da qua. Quindi i ricettatori di cavalli dovrebbero stare più o meno da qua. L'unico problema è che se ci andiamo a portare questo cavallo ai ricettatori, non abbiamo il cavallo per tornare dove dobbiamo andare. Quindi adesso facciamo una cosa. Adesso andiamo a fare questa taglia. Allora. Lasciamo qua. Vediamo che è $55. Leggiamo. Per la cattura con Camille de Millemont. È un membro della banda delle Lemoyne. How's your look? Scusa, però. Ah, questo quindi è vivo o morto. Perfetto. Ah, a Catfish Jackson, ragazzi, noi facciamo due cose in una. Però prima facciamo così, visto che dobbiamo andare qua sotto per fare tutte e due, andiamo un attimo qua, sono quasi sicuro che è qua. Tanto possiamo andare in linea d'aria, quindi dobbiamo arrivare velocemente. Cioè andiamo a vedere dove stanno i ricettatori e ci mettiamo un segnalino. Perché ogni volta ci dimentichiamo sempre. Vuoi vedere che salta il cavallo? Aspetta, adesso vi faccio vedere. Guarda, 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 vai, vai, cavallo! L'hai visto? Però non ho capito, ci sono certe volte che piglia e sta zeppa sopra. Questi hanno tagliato. No, non era qua. Era qua. I ricettatori di cavalli. Sta troppo lontano. Perché poi dopo ci portiamo il cavallo a questo. Noi come ce ne andiamo? Solo che il nostro cavallo sta qua fuori. Quindi andiamo a riscuotere prima il debito di Strauss e poi andiamo a colorare dei cavalli. Questo lago è bellissimo, ci sono pure i battelli sopra, dentro. Ciao Jaggi, grazie. Penso che stai facendo le prove con gli overlay. Come si fa a fare il ride?
Chi è questo? Questo cavallo non ce la fa più, ragazzi. Andiamo prima a discutere i soldi, va? Facciamo prima i soldi qua e poi andiamo a fare la taglia sopra. Ciao Gianni. Allora, per illustrare la casa in cerca di soldi è necessario il soggetto. Aspetta un attimo, chi ci sta là dietro? No. Questo è gin. Biscotti, siamo pieni. Qua non c'è niente. Qua stanno i mozziconi di sigaretta, questi qua. Niente. Ma dove li troviamo i soldi qua? Questo qua. Ruga nel cassetto. Ruga nel cassetto. Queste lettere e quei guanti non ci interessano. Questo non si apre, questo cassetto. Qua sopra, piatto e canne liscio, niente. Allora, il gin, manco... Oh, è quella cassetta, scusa, non lo possiamo... No, non ce la... non c'è niente di... Qua non ci sta. Ok, questo mi sembra più un posto dove si può trovare una cosa di soldi. E invece non c'è niente. Nel guardaroba. Nel cassetto che sta dentro al guardaroba. Non c'è niente. Ispezioniamo il baule. Qua c'è qualcosa perché c'è scritto ispeziona. Debito in denaro di Alci. Eccolo qua, l'abbiamo trovato. E debito riscosso. Perfetto. L'unica cosa. Apriamo pure qua. Vediamo se per caso ci sta un'armonica. Non c'è niente. Oh oh oh, aspetta. No, chiudi il cassetto, chiudi il cassetto. Non c'è niente. Qua sopra ci sono delle lettere che non ci interessano. Andiamo a vedere se la vedo a quel cassetto. Luca nel cassetto del guardaroba. Non c'è niente, ragazzi. Non ne possiamo andare. Anche questo debito è stato riscosso. Tiriamo il cavallo e andiamo a fare una taglia. Questa taglia qua lo possiamo prendere vivo o morto, ragazzi, quindi lo possiamo anche uccidere questa volta. Oh, ragazzi, oggi mi è successa una cosa incredibile. No, nella puntata di ieri mi è successa una cosa incredibile. A parte che siamo morti un miliardo di volte. Ma poi a un certo punto, mentre stavamo camminando, abbiamo incontrato una che chiedeva aiuto, perché siamo all'accampamento. Siamo scesi, l'abbiamo aiutata, sono arrivati i tizi questi, ci hanno dato una botta in testa. Ci hanno tramortito e si sono presi $150. E non ho avuto tempo di fare niente. Non so se quando decidi di aiutarla... vieni tramortito e basta, oppure se puoi fare qualcosa, se sei veloce, stanno arrivando i tizi. Porta monete. Sono 1, 2, 3, 4. Andiamocene. Allora, guardate, vediamo la nuova tecnica. 1, 2, 3.
Così adesso ce ne dovrebbe essere solamente uno che dà fastidio. E ci sarà l'albero. Quello è morto? Quell'altro se ne protegge, lo stai tranquillo, non ti preoccupare. Proviamo a questo. Medicina potente per cavalli. Questi non tengono mai niente, cioè. Allora, e poi dopo lo dobbiamo portare alla prigione di Rhodes. Però prima di portarla alla prigione di Rhodes, dobbiamo andare a vedere un attimo. Carichiamo su questo cavallo a pallosa. Assolutamente, Jackie. Oh, cassette di sicurezza. Abbastanza di banconote. $12 all'anno. Infatti si consuma subito. Il dettaglio si consuma proprio istantaneo. Qua perché non sali? Ispezioniamo sto baule. E come si fa? Un pilato di banconote, $1,000, $25. Abbiamo scherzato. Dentro la tenda mica si può andare, non penso. Non ci fa andare dentro la tenda. Da quest'altra parte. Ecco, come si fa a risparmiare? Ok, girl. Guarda come salta. Ups, pure col tizio dietro, eh. Non capisco perché alcune volte. Chi è? Oh, questo è scriptato. Aspettate un attimo, fermo. Infatti adesso abbiamo finito il Dead Eye. Ci hanno provato. Ah, poi dopo abbiamo scoperto nell'altra puntata che una cosa buona da fare è sempre quella di aumentare il Dead Eye. Mai viaggiare col Dead Eye vuoto. Ah, mi sembra un'ottima idea. Allora, diceva Jackie, quando ti trovi una banda di più persone, il primo lo fai sicuro a mano senza il Dead Eye, perché lo colpisci in testa. Il secondo pure più o meno ce la fai se sta vicino al primo. E poi attivi il Dead Eye per quelli che rimangono. Così risparmi un sacco di barra del Dead Eye. Allora, invece, una cosa che non abbiamo capito, Jackie, qua. Il Dead Eye abbiamo capito come si fa a aumentare. La resistenza l'abbiamo guardata come aumentata. Ma la salute come si fa a aumentare? Guarda, il nostro cerchio della salute è esattamente uguale a quando abbiamo iniziato il gioco. Non l'abbiamo migliorata nemmeno di un poco. A posto, e anche questo.
Sceriffo. Used to be called the Millimar. Okay, put him out the back there. Probably best it ended this way, you know? This town don't need any more of this dirty laundry. Ah, giusto per adesso, no, questo lo mettiamo nella prigione perché è morto. Quindi lo buttiamo per terra. Capito. That's what we'll pay for. I guess that's what I'll have to accept then. In tasca la ricompensa. $95, vero? All right. Ah, 95 erano. Questo ci ha fatto la sola. Sceriffo Thomas, non era 95. Adesso qua suona il banjo. We've had quite enough of your kind here. Come on, girl. Ok, e anche questa è fatta. Che è successo qua? Cavalieri e Apocalissi. Sedi è l'assistente di Pearson, che è pure simpatica. Quindi adesso andiamo a... Aspetta, è successo qualche cosa. Che è successo qua? I'd have fought on the other side just as I could have shot some of you fools. Hello, mister. Hey. Che è successo a questo? Hey, it's good to see you again, friend. How you keeping? Oh, I'm miserable. Because of the leg? Ah, oh, no, I'm used to the leg. I've been without it a whole... Ah, con le cuore, okay. Nah, it's the people. Yeah, a bunch of nasty, miserable peasants I gotta share this place with. Why don't you leave? Leave? Perché sono una sola gamba. They're my nasty, miserable people. I've been hating on them for so long, if I forgot to hate them. Ok, grazie, Jaggy. And with you. Man, you ought to get out of here and you ought to stop coming back. Perché? Non possiamo tornare indietro. Howdy. Non ho capito perché non... Sir. Hey, move it. Watch yourself. Hey, y'all. Allora, prendiamo due. Long time no see. Take a look. Any questions, feel free not to ask. No, aspetta, torniamo al campo, ragazzi. Hey, sir. I need your money, tough guy. Don't try nothing dumb. This is about to... Have you no shame? Calm down. Oh, poor babe. Walking around in their pappy's britches. Alright. Oh, what a quiz. I'm getting the damn walking. Sucker. You're going down. Oh, hell. Andiamoci. Yup. Mannaggia la miseria, ci ha tolto la pistola, eh? Non ho capito. Ma teniamo anche questo. Siamo andando nella direzione giusta perlomeno. Dobbiamo usare anche il del Dai. Ma se premo C, mi fa mirare dietro. Ah, mi fa mirare. No, è a qua. L'abbiamo usato per una missione. Non ci avevamo il nostro cavallo, quindi poi abbiamo continuato per questo. Ah, aspetta, ma qua quando ci... se siamo inseguiti e andiamo nel nostro campo, ci fa morire. Non possiamo portare i poliziotti al campo.
Mannaggia una miseria. Vedi quello se ne va. Qua ci muore pure il cavallo. Ok, possiamo, adesso possiamo tornare al campo. Ah, poi dobbiamo andare dal ricettatore. Dobbiamo andare anche dal ricettatore. Oh, guarda qua, anche qui ci sono dei mini crocs. Ah, ma sono mini crocs quelli, cavallo. Perché qua al campo, anche se abbiamo aggiornato il coso per richiamare i cavalli, non penso che ce lo fa vendere. Ops. Sono quasi sicuro, infatti. Questo serve solamente per recuperare i cavalli. Scusa, ma il nostro cavallo dove sta? Ah, eccolo là fuori. E perché sta là fuori? Io l'avevo legato. Detto tutto ciò, Cavalieri e Apocalissi. Andiamo da Sedio. Ma dove sono la casa? Ah no, sto qua davanti. No, sono nella casa. Ah no, questa. How you doing, Mrs. Adler? How are you? Been quite a journey since since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. Oh, Lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Sadler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. Ah, questa è la stazione del tram. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Yeah, well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make him change. Very funny. Addirittura. No, ma stasera no, adesso penso che... Che è successo? Oh, chi erano? Look, there in the tree line. Everybody take cover! Our Bisco boys are coming! Non ne vedo più, ragazzi. Raggiungi la porta principale. Ah, ok. Come on, damn Driscoll. What's happening? Hold it
inside fast. Come on, quick. Don't let anyone back through that door. Arthur! Hold here! Hold here! Any more casualties? Just Kieran. At the moment. Let's try. Ma come li fuggiti all'interno della casa? Spingi il mobile, quale mobile? Ma se non spingi la donna? Ah, questo è il video guardare. Salta dalla finestra e trova Sadie. James. Ma tutto io devo fare. No, questo sta facendo tutto lei. Perché non sei entrata? Proteggi Sandy, come si protegge da solo questa? Da quell'altra parte, Sandy. Ma quella però non è morta. Ok. No. È finito the die. Aspetta, the die. Vai. Dove sta quell'altro? Ma che è? Ma è morto quello? Sì. Ma dai, ma fa tutto lei veramente. Aspetta, no. Perché no? Non spara. Ah, questo è amico nostro. Charles, no, non è mica, Michael. Cowards! Tu a posto. Okay? I think so. Except for Karen here. We'll be walking dead. See one. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Mr. Questa era quella banda che aveva cercato di ucciderci, che ci aveva quando sono andati a parlare. Really hate. So ci hanno fatto prigionieri. So can I. We need to get moving. Away from here, so we should start sì, looking sei, for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Ragazzi, questo è stato bellissimo questa parte. We got work. Ma come andiamo ancora da quelli del tram? Shall we? Yep. Una cosa di pazzi.
Pezzi, quello è fortissimo, segni. He saved my life and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Cavaliere Apocalisse, vediamo che cosa ci chiedeva di fare di impossibile questa volta. Spara gli agiscono sulle imbarcazioni prima che sbarchino. E chi le ha viste l'imbarcazione? Usa solo un'arma da fianco, eh? Il fucile me l'ha dato il gioco. Completa la missione con una precisione inferiore al 70%. Vabbè, esegui 15 colpi alla testa. Questo si poteva fare. Abbiamo fatto solamente questo, va bene. Questo fatto non è mai pronto in questo campo. Nemmeno dopo che ho speso $2,000 per potenziarlo. Ma ora le missioni sono tutte quante. Questo è Dutch che sta alla stazione dei. He was such a gentle soul. Yeah, he saved my life one time. I'll miss him. You make the bastards pay, Arthur. If we get the chance, we surely shall. How are you? Don't even ask. Andiamo un attimo. Guardate, ragazzi. Guardate i santi qua. Come diceva Jaggi, è ancora pieno di sangue. Guarda. Parliamo. Rich from you. I ain't trying to rile you. Believe me. Comunque, cioè, è incredibile, dai. Questi qua ti rispondono su quello che è successo. Andiamo. Questo è quello di Charles che volevamo. Charles, lo volevamo. No more Kieran. No. I was just starting to like him too. I know. Abbiamo perso due membri della banda, ragazzi. Sean con l'altra puntata e questa puntata Kieran. Vediamo qua che dice. Oh, ma il papà di Lenny lo scrive tutti i giorni, è questo. E noi ci rubiamo ogni volta. Ah no, sono l'ispezione, non ce la rubiamo. Forse la stessa lettera ogni volta. Dai. Allora, qui abbiamo... quello del tram. Ci abbiamo quello del traghetto. E questo è Evelyn Miller. Quale vogliamo fare? Ah no, poi ci abbiamo pure quello della sedia elettrica. Anzi, non so che facciamo, ragazzi. Facciamo quello della sedia elettrica. E poi questo qui è l'artista, che questo qua ci ha dato un quadro strano. Poi dopo abbiamo acchiappato che faceva il fesso con una e il marito di quell'altra si era leggermente incazzato. Facciamo un paio di secondarie, dai. Cavallo, vieni qua. Dai, il tuo cavallo non può seguire. No, viene il cavallo temporaneo. Ho sentito che stava venendo. E qua, cavallo temporaneo. Ah, il cavallo temporaneo viene perché se non lo voglio andare a vendere, forse. Ma ci sta una stalla qua. E mo ce l'andiamo a vendere, dai. Chiamiamo, eccolo là, vedi, quello pezzato. Oh, però questo cavallo è intelligente. Mi dispiace un po' che lo dobbiamo vendere. Perché se lo portiamo a questo non ci dà tanti soldi. Andiamo. Yep. Decisamente questo qua. Addirittura 10. Questo cavallo qua è molto più veloce di questo cavallo di dietro, infatti non me lo sperdiamo.
Ah, aspetta, qua teniamo pure la taglia. Qua buttate per il cavallo ci danno $2, non fa niente. Se... se viene... ma dove stiamo andando? Se viene ce lo vendiamo, se non viene non fa niente. Ci va sempre tutto male. Eccolo, quell'altra volta dai greci ci hanno sgamato, eppure quegli altri ci hanno sgamato. Ci ho fatto la puntata che l'ho intitolata Il fallimento. Altro che grande piano di Dutch. Cavallo, forza! Siamo quasi arrivati. Questo mi dice, non c'ho le carte del cavallo, ti do 2 euro. Oh, 17 euro questo cavallo. E se ce lo portavamo al ricettatore, quando ci davano? Perfetto. Il mendicante non fa niente, che quello già ci abbiamo dato 50 centesimi un'altra volta. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere questo qui. Per chi non ha seguito gli episodi precedenti, è un buon cavallo. Ci dicono che quel cavallo che abbiamo venduto era un buon cavallo. Allora, questo qui, dove sto andando adesso, ha creato la sedia elettrica. Da questo non ci andiamo. Non prendere la missione da questo. Ha creato la sedia elettrica e quindi abbiamo dovuto fare un sacco di missioni. Abbiamo dovuto andare a prendere 500 litri di moonshine di liquore per farlo funzionare. Poi abbiamo procurato uno vivo per provare se la sedia elettrica funzionava, più il permesso della polizia che ci è costato pure $50. Aspetta, anche questo qua per caso. Ma è finito? E quindi poi avete detto che se volevamo andare a vedere come funzionava la sedia elettrica. Hello friend. Do you want to be rich? Sure, I'll take one. That'll be $50. $50 for a book? And cheap at the price. You read this and you'll want to give me 100 more. Babbo, a $50. Sure. The best investment you'll ever make, my friend. Comunque, lo facciamo questa cosa che... Allora, questo è il piano, ragazzi. Salviamo la partita e facciamo le cagate, cioè però no mo. Tipo per esempio, ci diamo $50 a questo, mo per esempio se lo uccidiamo e lo frughiamo, lo troviamo i $50 addosso. Vediamo. Libri. Come arricchirsi in fretta. Usiamo. Vediamo che dice. Don't be afraid, don't be shy. I promise great riches in exchange for a book. Read this book, follow my simple guidelines and opulence awaits. Noi perciò salviamo, perché così facciamo un sacco di cagate che avevo sempre voluto fare. Ragazzi, questo qui è tutto. Proviamo a scorrere così, vediamo se ve lo potete leggere su YouTube. Basta che mettete in pausa, andate avanti e indietro. Sono $50 che abbiamo pagato, ne varrà sicuramente la pena. Employ countless servants and rule over their own kingdom.
altri 5 secondi e poi dopo chiudiamo. Ok, questo è tutto il libro, ragazzi. Mettiamo via. Andiamo a vedere l'esecuzione di quella. Allora, qua ci stava il palco che facevano le esecuzioni che li impiccavano. Però questo poi ci dovrebbe aver portato pure la sedia elettrica. Vediamo se funziona. Eccolo là, vede? E tra l'altro la taglia di questo era $95 e non l'abbiamo intascata perché l'abbiamo data a questo professore che ha detto che mo che vende la sedia elettrica ci dà la nostra parte. Ma funziona. Fuma. Mamma mia. Ma sì, ce l'ho portato io il tizio. Ragazzi, questo lo facciamo morire altro che velocemente. Muore il professore, ma no, dai. Seem overly humane to me. I think it's mighty fine. Damn it! Oh my God. Ma dai, è morto il professore. Darn it! Progetto di sedia elettrica, fede d'oro, brand di qualità. Ah, si è preso l'onore. Questo qua non teneva niente perché ce l'ho. Ma ah, guarda qua. Babbo è morto. Ragazzi, l'esperimento è decisamente fallito. Leghiamo il cavallo da qualche parte. Grazie della conoscenza. Allora. Ma che è tutta sta polvere? È possibile questo è il fumo della fabbrica. Ah, eccolo qua. Abbiamo trovato il parcheggio. Leghiamo il cavallo. A proposito, Jackie, ma oggi tu non stavi usando questo cavallo, stavi usando un cavallo nero, sicuramente. Come mai? Ah, questo sta al piano di sopra, si deve salire sopra, ok, perfetto. Enjoy the show, if that's possible. Ah, questo ha fatto proprio l'esposizione dei quadri che ha fatto. Just wait until you see his work. It's very progressive. Well, I'm not so very sure how I feel about. Ah, ecco. Paintings or otherwise. You won't have seen the like of it before. I promise. Eccolo là. I think that's far too modern for my taste. Look at these idiots. He's just a. Excuse me, Mr. Chatterney. Couldn't you have painted some drawers on her? Quindi non si cattura l'arabo, si deve pagare. As she was and will be in paradise.
There's nothing natural about that. Clothes are civilization, repression, death. To be naked is to be free, innocent, alive. Like Buddha said, you know, we are all just here to fuck. Well, that explains the decadence of those Hottentots. Hey, you got a picture of my wife here, in her delicates. Henry, is that your behind? Why would you be showing it to that man? That's my mama. As nude as the day she was born. Stop looking at my husband's buttocks. Stop looking at my mama. Well, maybe she shouldn't expose herself like that. This is disgusting. The nerve on you. That's it. Come on, Mildred. This is no place for us. Come here. Guarda come condannò Arthur. Filthy little man. Come on, Hoss. Hey. I'm coming after you, Frenchie. Hey. All right. Oh, oh, questo. Ne, ce l'ho visto. A posto. Proviamo a questi. Questi tengono i soldi. Questi dovrebbero tenere un sacco di soldi. Niente. Ma dai. Ma non ci credo. Ma sti pezzenti, fanno tutti buoni qua. Andiamo, eh. A questo punto bisognerebbe andare a vedere tutte apparenze, infatti. Bisognerebbe andare a vedere il tizio, cioè questo qua. Tutte sole questi qua che abbiamo incontrato ieri. Bisognerebbe andare a vedere quello delle invenzioni che ha creato il telecomando là. Ma che è tutto, che, tutto scuro? Qua succede qualcosa sicuramente. Adesso vi faccio vedere. Questo è il disegno che ci ha dato l'altra volta. Oh, anche come ci sta Trelawney qua vicino? Cornelius. Oh, aspetta un secondo. Questo sta qua fuori Trelawney. Perché c'è scritto Trelawney sta parlando con Cornelius? Excuse me? Stava da quell'altra parte. Have you gone crazy? I'm only kidding around. Just please, leave me alone! Hey, mister. How do you do? Ma scusa, ma... A parte che qua è tutto fumo, non si vede niente. Forse ci abbiamo messo troppo tempo per accorgere, se n'è andato. No, noi siamo venuti da qua. Hello there.
Hey, partner. Guardate qua, quello ci ha portato qua. Ma sono qua sopra. No, non sono qua. Ma chissà chi è che sta parlando. Quello però è un barista, sicuramente. Warner? Hello? No. Boh. Da qua sempre da dove ce ne siamo venuti. Proviamo a uscire da qua, se non lo troviamo più, non fa niente. Poi bisognerebbe capire che cos'è tutto questo fumo. Sicuramente viene da qua. No. Andiamo a fare questo, eh? Duchesse e altri animali. I ain't seen no one as sweet as you in all my life. Ma ci deve essere una spiegazione a questo fumo? Non è possibile che è un bug del gioco. Dove sta il mio cavallo? How are things with you? Poi chissà se non tagliamo mai i capelli. Guardate qua, guarda, non si vede niente. Chissà se non tagliamo mai i capelli. Se gli crescono ancora di più di quando sono lunghi adesso. Guarda, mi è bello. Adesso proviamo. Vediamo un attimo questa. Ma c'è un albergo qua? Albergo, spettacolo, teatro. Questo non sarà l'albergo. Intendi? Non è normale. Ah, basta che facciamo un cambio scena. Aspetta, se facciamo così, può darsi che... Se prendiamo F6. Facciamo ripristina, no, dobbiamo andare per forza qua, perché così è proprio brutto il gioco, non si vede niente. E poi sicuramente non ci fa... Oppure usciamo dalla città e accampati, come se fosse facile accamparsi. Ma perché quello ci vuole sparare? Questo qua mi dirà sempre che c'è attività nei dintorni, penso.
Proviamo a fermarci qua. Riposa. Allestisci accampamento. Non puoi allestire l'accampamento mentre c'è l'attività nei paraggi. Ma c'è sempre, in questo gioco c'è sempre attività dei paraggi, ragazzi. Ah, forse adesso è cambiato il tempo. E si è ripresa, dai. Ma io pensavo che era tutto così nero perché c'erano le fabbriche all'interno della città. Invece era un bug del gioco. Ragazzi, questa è l'ultima missione però, eh. Vediamo che cosa succede. Attenzione. Ma che è tutta sta gente ogni volta? Monsieur. Poi chissà come mai ci sono un sacco di francesi e un sacco di persone asiatiche. Dobbiamo entrare nella cosa dei fiori qua. In questa specie di serra. E questo che è amore. One moment, please. This is extremely delicate. Hey. There. Oh, wonderful. Algernon Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite. Enchanté. Tacitus Kilgore. How can I help you? May I interest you in a hat, perhaps? No. How about a nymph? I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes. Yeah, as I always say. But, you know, I'm not really a nymph kind of man. Oh, of course, too ephemeral. You want something, more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear one. No, I don't think so. Yeah, I ride a lot of horses. The whalebone might stick in. A cup of tea. Sure. And what is it you do, Mr. Kilgore? Are you a gentleman of leisure? An aesthete? An artist. I suppose artista. Kind of an adventure. Ha! Yes, of course you are. Here, be careful with the china, sir. It is French. Not Belgian? No. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble, is more their specialty. I fear China will always elude them. Now, why are you here exactly? I don't know. That's it. You're an adventurer, a wanderer, a lost soul cast out from heaven. Sure. Well, I do pay exceptionally well for certain. Dici tu, gli asiatici se ne sono importati. I do exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously. I also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I will see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. Ragazzi, qua bisogna prendere tutta sta roba. Dobbiamo prendere 15 piume di egretta garzetta, 5 piume di egretta garzetta rossastra, 5 piume di egretta garzetta nivea e 15 di orchidea brassavola. Figurati, questo non lo faremo mai. Che tra l'altro le carte le abbiamo trovate, però finora ancora dobbiamo trovare come si dice, un fossile per quella dei dinosauri. Hello, sir.
Ragazzi, per questa puntata abbiamo concluso, anche perché si è rotta l'inizio, quindi dobbiamo fare editing. Ci vediamo domani per una nuova puntata e facciamo queste tre missioni, penso, molto probabilmente. Ciao!